Appunti di viaggio. Percorso artistico in compagnia di Elisa Cerbi. Un caro saluto a tutti e ben ritrovati anche questa settimana dalla voce di Elisa Cerbi. Interrompiamo per il momento i consigli di viaggio per l'estate. Vogliamo infatti solo per oggi ritornare a Mantova, in occasione della riapertura di alcune porzioni di Palazzo Ducale per la prima volta dopo l'emergenza terremoto. Gli ambienti in questione sono pressoché a piano terra e non hanno subito danni. Per questo è consentito l'accesso, anche se prima d'ora non facevano parte del percorso museale destinato al pubblico. Entrando da Piazza Sordello si arriva all'appartamento vedovile di Isabella d'Este. La sua sistemazione, così come la vediamo oggi, infatti, è stata voluta da lei stessa. Arriva a Mantova da Ferrara per sposare nel 1490 il marchese Francesco II, dopo aver ricevuto alla corte paterna un'educazione umanistica e aver sviluppato un grande amore per l'arte, in particolare quella antica. Fin da subito la sua preoccupazione è creare un ambiente in palazzo in cui possa custodire gli oggetti che ama collezionare e ritirarsi per i propri studi. La moda degli spazi privati destinati alle proprie raccolte, oltre che all'autocelebrazione e all'espressione della propria idea del mondo, è molto diffusa fra i signori di quest'epoca. Si pensi al famoso studiolo di Federico da Montefeltro a Urbino. Nel 1519, a seguito della morte del marito, Isabella fa risistemare per sé il piano terra di Corte Vecchia. Si viene a costituire così l'appartamento vedovile oggetto della visita. Qui accedevano solo familiari, amici o coloro che lei riteneva degni di comprendere la preziosità della sua collezione. Dopo la sala della scalcheria che fa da anticamera, arriviamo allo studiolo, per cui sono stati commissionati dipinti a Lorenzo Costa, Perugino, Mantegna e Correggio. Non ci sono più perché fanno parte di quel lotto di quadri venduti dagli stessi Gonzaga nel 1628 e ora al Louvre. Originale invece è il soffitto, in oro e blu, i colori dello stemma Este, che si ritrovano anche nell'ambiente successivo, la grotta. Così nascosto, ospitava gli oggetti ritenuti più preziosi, monete, medaglie, cammei, bronzetti, per lo più portati via durante il saccheggio dei Lanzichenecchi nel 1630. Le splendide tassie lignee alle pareti raffigurano vedute prospettiche di città e strumenti musicali. La musica era una delle passioni della marchesa. La visita si conclude poi con il giardino segreto, luogo per gli svaghi, quali leggere poesie, cantare e suonare, al riparo da occhi indiscreti. Per poter visitare l'altro ambiente, l'appartamento delle stivale, è necessario uscire e recarsi in piazza Paccagnini, perché i corridoi di collegamento al momento non sono agibili. Si accede dal giardino dei semplici, allestito nel 1603 con le piante officinali, disposte secondo precisi criteri. Si credeva allora infatti nel loro valore simbolico e magico. Grazie a testi dell'epoca, che ce lo descrivono con precisione, è stato possibile ricreare un assetto simile a quello originale. Le piante presenti sono le più svariate: timo, melograno, cedro, lavanda, echinacea. Sul lato di fondo si entra nell'appartamento detto appunto delle stivale, il cui nome pare derivi dal fatto che, trovandosi a ridosso del lago e quindi più fresco, veniva usato principalmente nella stagione estiva. Il progetto originario risale a Giulio Romano, negli anni 30 del Cinquecento. L'unica cosa giuliesca che resta, però, è la facciata interna sul cortile della cavallerizza, caratterizzata dal rivestimento in mattoncini appena sbozzati, il cosiddetto bugnato rustico, e dalle colonne tortili. I lavori si interruppero presto e vennero ripresi da Giovan Battista Bertani circa 10 anni dopo. L'architetto completò il progetto di Giulio e coordinò la decorazione, eseguita principalmente da Lorenzo Costa il Giovane, in modo che tutto fosse pronto per il matrimonio del duca Guglielmo nel 1561. La natura è l'elemento ricorrente degli affreschi delle sale principali, quella del pesce, in cui sul soffitto sono rappresentati vari elementi del mondo acquatico, e la loggia dei frutti, in cui la volta è suddivisa da festoni di fiori e frutta. Qui il pittore anticipa il tema che poi riprenderà 10 anni dopo, sempre per Guglielmo, nella sala di Manto, ovvero la fondazione leggendaria della città ad opera dell'indovina greca Manto e l'edificazione delle prime porte urbane. Tema molto caro al duca, per cui la storia della città si identificava con quella della sua casata. Lungo le pareti è poi esposta una parte della collezione dei marmi greci, un tempo appartenuti ai Gonzaga di Mantova e Sabbioneta. Ai lati di questo ambiente si trovano altre sale minori e infine due camerine di soggetto mitologico: la camera degli amori di Giove, in cui i riquadri sul soffitto mostrano le metamorfosi operate dal dio per accoppiarsi con questa o quella fanciulla, e quella di Orfeo, in cui in pannelli a stucco si racconta
racconta il mito del poeta Orfeo e il suo tentativo di riportare in vita la moglie Euridice. La visita è possibile con i consueti orari del museo, da martedì a domenica dalle 8.15 alle 19.15, ultimo ingresso 18.30. Vi invito ad approfittare di questa occasione, in attesa che progressivamente anche altre parti della Reggia vengano riaperte, mano a mano che si porrà rimedio ai danni provocati dal sisma. Per rimanere aggiornati su questa e altre iniziative, fate riferimento al sito www.mantovaducale.beniculturali.it. Detto questo, Elisa Cerbi vi saluta. Ci ritroveremo la prossima settimana per riprendere il nostro viaggio alla ricerca di possibili mete di vacanza, sempre su Radio Laghi in Blu in FM o in streaming su www.radiolaghi.it.